attivato la macchina del tempo a quelli che erano i magici anni 80. Tra le altre cose, Diego Armando Maradona era stato compagno di squadra in quel di Barcellona di un altro straniero, ma lui l'ha fatta la storia del club Blaugrana. Stiamo parlando di una persona che conosci molto bene, Massimo, perché tra le altre cose, come ci hai rivelato, con lui saresti dovuto andare ad allenare il Wolfsburg. Stiamo parlando di Bernd Schuster, che era arrivato a Barcellona proprio nel 1980, dopo gli europei italiani conquistati con la Germania, ed è stato compagno di squadra di Diego Armando Maradona, che invece era arrivato a vestire la maglia blaugrana a partire dalla stagione 82-83. Nonostante questi due fenomeni, alla fine praticamente il Barcellona, come detto te, si deve accontentare solo di una Coppa del Rey. Ma prima abbiamo parlato del Barcellona di Neskens e di Cruyff, che vinse relativamente poco. Come spieghi che, nonostante due giocatori fenomenali, perché stiamo parlando di Maradona e Schuster, con questo binomio il Barcellona abbia vinto praticamente nulla, perché poi la Coppa del Re lascia il tempo che trova? Mi costringe ad essere banale, nel senso che il calcio si gioca in 11. E se tu vai a guardare, io oggi mi sono riguardato un po' le rose delle squadre, perché poi ogni tanto la memoria ti supporta, ma ti lascia un po'. E io non ho visto nomi di giocatori significativi in queste squadre. Il Barcellona c'era Olmo, che era un difensore centrale, Alessanco, in attacco c'era Calderé, che era sì un giocatore della nazionale spagnola, però non so se sono nomi che tu ricordi, che qualcuno conosce bene, cioè Carrasco giocava, era robetta, tra virgolette, se mi consenti. Quindi si continuava a ripetere l'errore che si era commesso durante l'epoca di Cruyff. È vero che c'era Cruyff, c'era Neskens, però poi c'era un nazionale spagnolo, Migueli, no, anzi due, Asensi, Migueli, e tutto era questo. In questo periodo ci sono giocatori che se vai a controllare le rose, a parte le due, tre stelle, il resto era veramente mediocre. Mentre dall'altra parte il Real Madrid aveva lo zoccolo duro formato da giocatori spagnoli di grande qualità. No? Abbiamo adesso ricordarli tutti un po' difficile, però già se pensiamo che l'attacco del Real Madrid era formato da Juanito, da Santillana negli anni 70 e poi successivamente. Inoltre bisogna aggiungere un'altra cosa, che per motivi calcistici, ma forse anche spinti da una carica emotiva particolare dovuta al momento politico che si viveva in Spagna negli anni 80, c'è l'arrivo delle squadre basche sullo scenario ad altissimi livelli. Infatti noi troviamo due campionati vinti di seguito dalla Real Sociedad, se mi aiuti in questo ricordo. Troviamo Sì, campionati vinti assolutamente sì. dall'Atletico Bilbao. Ok. Oltretutto, poi il Barcellona attingerà a giocatori baschi prelevati proprio dal Bilbao e dalla Real Sociedad, perché nel Bilbao c'era Esattamente. Julio Salinas e nella Real Sociedad giocava Baquero. Baquero, ma poi ce ne saranno anche altri. Credo anche Lopez Recarte, non mi vorrei sbagliare. Le carte, adesso Begiristain, non Sì, vado a memoria. Begiristain, c'era anche Begiristain. Begiristain anche lui era un basco. Cioè, diciamo che è coinciso che il Barcellona aveva delle stelle, aveva allenatori importanti, era più facile vincere la Coppa delle Coppe, ecco. Ma non vincere in casa, perché in casa avevi l'Atletico Bilbao e la Real Sociedad, il Real Madrid che comunque c'era, l'Atletico Madrid che comunque c'era, quindi si era creata negli anni 80. Noi dobbiamo immaginare gli anni 80 un po' quello che era l'Italia negli anni 90 con le famose sette sorelle, no? Si parlava delle sette sorelle, le due milanesi, le due torinesi, le romane, la Fiorentina, il Parma che erano, eccetera, eccetera. Questo si era verificato in Spagna in quel momento. Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid, ma Real Sociedad, Atletico Bilbao e poi c'era sempre una squadra, non so, il Betis di Un Siviglia. qualcosa che poi, se vogliamo, Massimo, in Spagna si è replicato anche nei primi anni 2000, perché poi mancava l'Atletico Madrid, ma c'erano il Valencia e il Deportivo La Coruña che comunque contrastavano l'egemonia del Barcellona e del Real Madrid, perché il Depor vinse un titolo e ne sfiorò altri due, il Valencia vinse due campionati, quindi tutto sommato c'era molto equilibrio. Certo, no, comunque in questo...